Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Oggi siamo qua con Francesca Bonomo, deputato uscente e ricandidata alle imminenti elezioni. Benvenuta Francesca. Come Grazie a voi. Breve, sta andando questa intensa campagna elettorale? ma molto intensa, appunto. No, sta andando molto bene. Io la sto interpretando come ho sempre interpretato il mio impegno in politica, quindi cercando il più possibile di toccare tutti i territori, tutti i comuni, per quanto possibile, o comunque il legame con gli amministratori locali di questo listino plurinominale dove io sono candidata. Quindi va dalle Valli di Certo. Lanzo, passando per il Canavese, Carmagnolese, Chierese, Moncaglieri, Michelino, fino alla Val di Susa. Direi un territorio bello vasto, sì, Sì. molto impegnativo. Deputato uscente, cose fatte, cose lasciate lì che sei in attesa di poterle riprendere e portare a termine? Beh, cose fatte? Allora, io sicuramente come stavo dicendo prima, ho interpretato il mio impegno in politica prima di tutto cercando di fare squadra con gli amministratori locali e cercando di portare avanti politiche di sviluppo del territorio. Poi, ovviamente, essendo originaria del Canavese, essendo presente qui, maggiormente con gli amministratori del Canavese, quindi penso già nell'altra legislatura a tutto il lavoro fatto dall'agenzia per creare l'agenzia di sviluppo, che tra l'altro adesso ha ottenuto poi nel proseguo della sua esperienza anche dei risultati. Nel tempo, essendo sempre stati come partito, ma anche io personalmente, ecologisti o comunque verso, no, con l'attenzione verso la transizione energetica, mi sono anche occupata di tutto quello che è l'aspetto del miglioramento delle vie tranviarie, dei treni qua sul nostro territorio, quindi già i fondi ottenuti già l'altra volta sia sulla linea Torino-Ceres per collegare direttamente con Torino e i fondi ottenuti qua sull'SFM1 che va da Chieri fino a Ponte, anche sul tema dell'elettrificazione. Adesso già lì ci sono alcuni risultati ottenuti sul passaggio anche, come ben sai, a Trenitalia anche. E quindi una serie di risultati anche sono stati ottenuti, ma c'è ancora molto da fare anche sul tema dell'elettrificazione, sai, per portare a termine una serie anche di miglioramenti, di adeguamenti anche sul tema dell'elettrificazione, bisogna portare avanti progettualità locali, regionali e comunque mantenere poi anche fondi, no, e attenzione sul livello nazionale. Quindi, diciamo, tante questioni poste in essere poi devono essere comunque seguite per portare avanti e portare a termine dei risultati. Un'altra opera strategica sulla quale ho lavorato e per la quale adesso, diciamo, c'è un altro risultato ottenuto è il tema della bretella della 460, che doveva appunto servire al polo dello stampaggio a caldo di Busano, Forno, del nostro territorio, che rappresenta il 50% dello stampaggio a caldo nazionale. Già nell'altra legislatura c'è stato il mio lavoro insieme a livello regionale che amministravamo noi in squadra comunque anche con la città metropolitana di ritrasferire quella bretella all'ANAS. E questo ha reso possibile ad oggi nei fondi collegati al PNRR, quindi non del PNRR, ma i fondi collegati, di ottenere i fondi di 25 milioni per il primo lotto. Anche questo è un lavoro fatto in squadra con gli amministratori, facendo anche, diciamo, in sinergia muovere anche la regione e la città metropolitana, e però per ottenere comunque poi l'obiettivo finale serve ad oggi velocemente adeguare i progetti. Far vedere ovviamente a livello nazionale che si sta rispettando i tempi, perché i tempi sono 2026, come ben sai, sull'obiettivo anche collegato al PNRR, per ottenere altri finanziamenti per il secondo lotto, perché comunque per completare quel tipo di opera è Certo. importante. In ultimo anche il tema del Ponte Preti, anche lì i fondi diciamo ottenuti sul miglioramento, lì siamo ancora indietro su tutto l'iter, però ecco,
Essendo, diciamo, tutte le opere che riguardano i trasporti, come ben si può capire, ben può capire anche un amministratore, diciamo, delle progettualità che durano nel tempo, che mettono insieme anche diversi livelli istituzionali, ecco, 10 anni sono il tempo nel quale appunto si sono ottenuti dei primi risultati, ma servirebbero ancora almeno altri 5 per poter Certo. chiudere questo percorso e ottenere ancora quei risultati che mancano per completare, diciamo, in maniera efficace questo percorso. Ecco, però penso che se questo territorio riuscisse a raggiungere velocemente Torino, no? Sia con l'SFMU da un lato, con la Torino Ceres, sì, e poi appunto il collegamento veloce con l'aeroporto dall'altro lato. E in ultimo, appunto, ma non per ultimo, il tema anche del Livrea Ossa, che quello è anche un altro temone, nel senso Certo. che nell'altra legislatura avevamo lavorato insieme ai comuni, insieme a livello nazionale, per impostare tutto il lavoro di superamento dei passaggi a livello, cosa che sta continuando Sì. a portarsi avanti, a progredire. Adesso, forse, per esempio, uno delle occasioni che secondo me può aver perso questa regione è stato visto che sul PNRR c'era anche un potenziamento delle linee regionali, poteva essere anche un modo per poter ottenere fondi, no? Eventualmente per creare una specie di metropolitana veloce verso Torino, quindi per potenziare anche quella linea e riuscire a ottenere un collegamento veloce. Ad oggi pare che questa regione non abbia colto l'opportunità, spero che in qualche modo. Sì, anche perché le infrastrutture sono importanti se Sì, vogliamo sono comunque essenziali. risollevare il territorio. Sono essenziali per tutto, sia per Certo. appunto far raggiungere in maniera veloce il posto di lavoro, perché tanti comunque che abitano qui lavorano magari a Torino, sia per tutto lo sviluppo turistico che il Canavese sta molto lavorando insieme agli amministratori per valorizzarlo. Anche su questo Certo. aspetto, infatti, abbiamo lavorato molto sul tema di fare sinergie di territorio, di far lavorare insieme gli amministratori, di dare anche un brand, no, unico al canavese, e le infrastrutture sono uno dei primi step, no, per Sì. poterlo rendere più accessibile anche da quel punto di vista. Certo, naturalmente. E poi cosa non facile riuscire a mettere insieme in rete tutti quanti i danni che si dice, ma non è facile perché noi canavesani siamo un po' chiusi, un po' sulle nostre. Sì, un po' è vero, Magda, però devo dire che se posso spezzare una lancia verso i nuovi, diciamo, i nuovi amministratori che comunque ci sono in canavese, si è visto anche da questo punto di vista un cambio di passo È vero. abbastanza significativo. Sì, questo è vero, ne abbiamo E esempio. quindi abbiamo un esempio di diversi amministratori che stanno capendo, penso anche il Covid, no? Ci ha insegnato Sì. a capire che comunque siamo tutti sulla stessa barca, quindi se si lavora in squadra e si remano tutti verso la medesima direzione, allora è più facile e si va più lontano. Se invece ognuno rema, no, in direzioni diverse, allora non ci si muove agevolmente, ecco. Vero. È un periodo molto difficile, soprattutto per quanto riguarda l'aumento delle bollette. Molti cittadini, commercianti, imprenditori, cioè tutti quanti in questo momento si trovano in difficoltà per questo. E il problema quindi appunto dell'energia che sale, il costo sale a livello spropositato. Sì, è un problema molto sentito, io che sto veramente girando tutti i mercati, è un problema sentito dai cittadini, faccio l'esempio, la chiamo la signora Maria perché non, per dire Certo, genericamente, ma comunque certo. le persone, giustamente questa signora mi diceva, ho paura ad accendere la televisione perché non so la bolletta che potrà arrivarmi fi a fine mese, quindi è un problema sicuramente ed è urgente per le categorie più deboli e infatti il tema comunque della proposta del Partito Democratico di avere un costo sociale, no, per le bollette, soprattutto per le categorie più deboli, è importante, ma questo deve essere ovviamente anche in qualche modo proporzionato anche rispetto ovviamente alle disponibilità che i cittadini hanno. E un tetto nazionale al costo delle bollette è essenziale
e noi stiamo anche lavorando, ieri lettera proprio da Scholz, per smuovere anche a livello europeo il tema del tetto europeo del costo comunque dell'energia, perché se è vero che dobbiamo iniziare noi in qualche modo a dare anche il buon esempio, bisogna però che un tema come questo, che tra l'altro è iniziato già prima della guerra, no? Certo. L'aumento del costo, sì, dell'energia, debba essere un tema di cui si fa carico tutta l'Europa. Penso che bisognerà anche forse valutare una ridiscussione sul tema del legare anche il costo dell'energia al costo del gas, sì, e tante altre cose che dovranno essere valutate ovviamente sia a livello nazionale che in qualche modo anche a livello europeo. Però ecco, su questo tema, secondo il Partito Democratico, secondo me ci sono due linee di intervento. La prima ovviamente è quella urgente, quindi gli aiuti, come dicevo prima, alle categorie dei cittadini, soprattutto quelle più deboli, ma comunque in generale ai cittadini, essendo triplicato se non quadruplicato il costo, deve essere sicuramente portato avanti, così come l'aumento del credito d'imposta rispetto alle aziende, ma tutte, nel senso che l'aumento c'è per il bar, per la piscina di Ivrea che, no, leggevo che rischia di non aprire, e poi ovviamente è anche un tema che tocca in maniera molto forte le aziende energivore. Dicevamo prima, le aziende dello stampaggio a caldo ad ottobre rischieranno di non poter aprire con questi costi dell'energia, quindi un aiuto anche alle aziende significa mantenere la possibilità che le aziende aprano e quindi anche garantire sia il lavoro dell'azienda stessa ma anche i lavoratori. Questo però ovviamente sull'emergenza, poi bisogna trovare una risposta subito seria sul tema dell'abbassamento del costo energetico. Ecco, la destra ad oggi dice sperimentare la riapertura delle centrali nucleari. Ecco, al di là del tema valoriale, che noi dobbiamo tenere presente, che ovviamente ad oggi il nucleare che abbiamo non è quello pulito, al di là del fatto che la Francia, che ha le centrali nucleari ad oggi, che sono pubbliche, è in debito e quindi sta tornando indietro, no, sulle decisioni, la domanda che farei, veramente vorrei porre a loro, è: quanto ci si mette a costruire una centrale nucleare? Secondo te? Beh, ipotizza? Sicuramente non due giorni. Dieci anni? Sì. 10 anni se vogliamo essere bravi. Sì, forse ecco, da qua a dieci anni vuol dire che le aziende sono già chiuse e noi siamo tutti morti se non troviamo una soluzione ad oggi. Quindi vuol dire che è una non risposta. E in più voglio dire ancora una cosa, chiederei: dove mettiamo le scorie nucleari? Mi pare che anche qua localmente ci sia stata un grande dibattito, no? Sì, sul deposito unico, centro di soccorso. Mi pare appunto che non si volesse qui, non si vuole là, cioè, quindi la questione è, il nucleare ecco non è la risposta. Io credo che un partito serio come il Partito Democratico infatti sta dicendo: uno, non bisogna arretrare rispetto agli obiettivi che ci si è dati anche sul tema della transizione, certo, perché anche lì vediamo quali sono gli effetti, no, che stiamo subendo, purtroppo l'ultimo, l'alluvione anche nelle Marche, purtroppo che stiamo subendo. Quindi sì, il tema dell'energia pulita, ma da mettere a sistema. Io a inizio legislatura ho depositato una risoluzione sulle comunità energetiche. Ecco, il governo giallo-verde non voleva portarlo avanti. Successivamente, appena siamo entrati noi al governo, abbiamo in un decreto inserito il tema delle comunità energetiche. Già adesso noi abbiamo una serie di soggetti che producono energia pulita, aziende, privati, anche comuni che hanno comunque messo magari degli impianti fotovoltaici diciamo, gli edifici comunali, che usano una parte dell'energia e il resto non viene rimesso in circolo. Quindi il tema delle comunità energetiche, per esempio, è un tema molto importante, cioè rimettere in circolazione l'energia pulita che si propone, che si produce. Il tema di semplificare su tutta la parte dell'impiantistica fotovoltaica, il tema di dare alle aziende appunto una serie di aiuti, quindi detassazione, nel caso in cui innovano anche da questo punto di vista, producendo energia pulita
e rimettendole in circolo. Ieri, per esempio, è stato inaugurato anche a Ceres, non so se avete visto, comunque qua vicino, una scuola che adesso verrà riscaldata con un impianto a cippato, no? Cioè si brucia il truciolato e si riscalda la scuola. Tra l'altro, ovviamente, essendo una scuola di montagna, è tutto a chilometro zero, un riutilizzo a chilometro zero che abbassa anche il costo energetico. Ecco, queste messe a sistema sono le soluzioni per il futuro, ovviamente, per traguardare un abbassamento del costo dell'energia e per risolvere il problema. Sull'immediato, oltre al tema degli aiuti, come dicevo, è anche evidente che si può pensare appunto al tema dei rigassificatori, quindi usare il gas anche per dei rigassificatori, il gas liquido ovviamente per poter sempre produrre energia, e poi c'è l'eolico, tutte le cose. Ovviamente il tema vero è semplificare, 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 che già no, sappiamo che è uno dei temi, ma già abbiamo lavorato tanto anche in questa legislatura, ultimo e non ultimo nell'ultimo provvedimento. Per questo tema di questa semplificazione, certo, se non fosse caduto il governo per colpa di qualcuno, probabilmente ecco, ad oggi ci sarebbe un governo con pieni poteri che potrebbe già risolvere i problemi. Non dovremmo fare una campagna elettorale, tra l'altro, rischiando di non dare soluzioni in tempo, perché le soluzioni non sono da qua, ripeto, a 10 anni, ma sono da qua a 2 anni, quando guardiamo già al traguardare il futuro e da qua all'imminente sul rispondere al problema dell'aiutare le famiglie, le aziende tutte a pagare le tasse, che a pagare, scusate, le bollette energetiche che sono triplicate, quadruplicate. Certo, sì, l'emergenza è attuale. E oggi, ecco. Sì. E oggi, ma anche nel traguardare il futuro, veramente non possiamo permetterci di guardare a qua a 10 anni, al di là della questione valoriale. È un po' distante. Sono diversi i temi del programma, sono diversi e tutti importanti. Ho visto comunque che sui social hai puntato l'attenzione su alcuni temi, alcuni prettamente territoriali e altri invece che diciamo si rispecchiano anche dal punto di vista nazionale. L'investimento sulla cultura, l'istruzione, la formazione è un punto importante. Sì, assolutamente l'investimento sulla cultura è importantissimo per noi, il futuro e soprattutto ovviamente l'istruzione, quindi riuscire a in qualche modo educare delle menti, no? Che possano essere libere, avere gli strumenti per poter scegliere proprio grazie alla formazione il proprio futuro è essenziale. E ovviamente noi ci battiamo per un'istruzione che sia pubblica, prima di tutto, di qualità e pubblica. Il tema che per noi è centrale è quello di avere la possibilità di, diciamo, di garantire l'obbligo ovviamente dall'infanzia fino ai 18 anni. Ma perché questo? Proprio perché se noi l'obbligo l'abbiamo dall'infanzia, vuol dire che anche per le donne come me che lavorano e vorrebbero avere una famiglia, no? Creare una famiglia, e per tutte le donne che giustamente devono trovare anche un equilibrio tra il lavoro e anche il carico familiare, e poter avere come risposta, no? L'istruzione pubblica che parte dai primi passi anche dei loro figli, vuol dire avere un aiuto per tutti. Poi bisogna anche lavorare di più sul tema dei congedi parentali anche per i papà. Noi abbiamo già fatto un passo avanti, ma anche lì il punto di vista culturale, no? Dell'evoluzione culturale nella quale il carico familiare si è diviso veramente tra uomo e donna è assolutamente essenziale. Quindi questo degli asili nido e dell'obbligo fino ai 18 anni è importante proprio perché noi crediamo nell'istruzione e crediamo nella formazione. Prima di tutto dal punto di vista dei giovani che vengono formati, ma poi anche dal punto di vista dei formatori, cioè se un formatore non si sente in qualche modo riconosciuto in quello che fa e in qualche modo anche adeguatamente retribuito, è anche difficile, cioè è vero che gli insegnanti sono sempre mossi da una grande passione, però non possiamo ovviamente in qualche modo non valorizzare il loro lavoro, che invece è essenziale. Quindi anche l'aumento dello stipendio per gli insegnanti per noi è essenziale per avere un'istruzione pubblica di qualità che possa veramente mettere al centro il futuro e la formazione dei nostri giovani. Poi
Un altro tema importantissimo per noi, lo è sempre stato anche in passato, quando abbiamo avuto in qualche modo responsabilità di governo, poi il tema della sicurezza degli edifici scolastici. Certo. Quello è un altro tema sul quale il nostro programma infatti punta, così come sul tema della gratuità dei libri. Perché giustamente anche quello è un carico che tante famiglie non riescono a sopportare. Ecco, quindi per noi la formazione è centrale ed è veramente attraverso l'educazione delle menti che si crea il nostro futuro del paese. Ecco. Certo, senza dubbio. Sì, carico dei libri, stavo proprio pensando, persone che hanno 2 o 3 figli diventa veramente, che frequentano classi diverse. E i libri sono diversi per ogni anno, per ogni scuola, cioè quindi non possono neanche passarseli e diventa veramente oneroso. Poi, visto che tu mi hai fatto la domanda prima sulle cose invece proposte ma non ancora concluse, sì. Ecco, tu sai che io ho fatto una riforma che parla di giovani e che in realtà in qualche modo è anche educativa verso i giovani. Noi abbiamo reinserito nell'altra legislatura l'educazione civica. E io nell'altra legislatura avevo fatto la riforma del servizio civile universale, quindi già rendendolo universale, dando la possibilità a più ragazzi volontariamente di scegliere di fare questo tipo di esperienza a servizio delle proprie comunità e anche imparando molto dal punto di vista personale. In questa legislatura avevo proposto anche una specie, diciamo, di diciamo, il servizio civile obbligatorio, ma mi spiego bene, non quello che dice Salvini, intanto che dice servizio militare obbligatorio che è antistorico. Un servizio civile che rientri nella scuola dell'obbligo, cioè un periodo all'interno della fase, diciamo, di studio obbligatoria di 2 o 3 mesi da fare attività per i ragazzi all'interno del terzo settore, all'interno delle diciamo, associazioni di volontariato, magari all'interno dei comuni, nella biblioteca, per dire, per dare una mano ai comuni, perché in qualche modo, secondo me, è la gamba anche pratica dell'educazione civica. Cioè, i giovani devono, secondo me, si stanno rendendo anche molto responsabili, anche in queste lezioni io ne ho incontrati tanti nei mercati e hanno capito l'importanza di questa scelta. L'abbiamo visto anche attraverso il movimento che è nato, no, del Friday for Future, forse è stato un movimento sull'ecologia dove i giovani sono ancora più avanti di noi e grazie a Greta Thunberg, ma grazie a tutto quel movimento si sono resi anche partecipi, hanno partecipato alle scelte e sanno che è importante scegliere ad oggi determinate cose per il loro futuro. Ecco, anche quello è uno strumento, secondo me, io purtroppo in questa legislatura non sono riuscita a portare a compimento la riforma, ecco, se una delle cose che posso auspicarmi, se mai verrò rieletta, che ci tengo a portare avanti veramente perché credo che sia un buon strumento educativo anche nelle mani, diciamo, degli insegnanti in qualche modo per dare uno strumento, è proprio quello del servizio civile obbligatorio. Così come dicevo. Ecco. Tornando in Canavese, i temi di cui si parla ormai da mesi sono, ad esempio, l'ospedale di Vrede Canavese. Il tuo pensiero. Il tema dei temi. Il tema dei temi, davvero. Allora, se posso fare una premessa solo sulla sanità in generale, sì. Il Partito Democratico, così come crede fermamente nell'istruzione pubblica, crede fermamente che la sanità debba rimanere pubblica. Uno forse delle remore più grandi anche del non passaggio della riforma costituzionale che avevamo proposto è proprio quello del ritrasferire anche alcune competenze sanitarie a livello nazionale. Forse se quel referendum fosse passato ad oggi anche nel Covid avremmo avuto meno problemi perché questa regione avrebbe, diciamo, avrebbe potuto essere più controllata da livello nazionale su alcune scelte. Sul tema dell'ospedale, ecco, io credo che prima di tutto questo territorio ha fatto un percorso forse, diciamo, è stato un po' travagliato, però in qualche modo ha dato delle opzioni. Ne ha date 3 di opzioni, no? Principali. Una appunto è quella, diciamo, storica di Montefibre, una
quella della zona ex Rives, che è diciamo più baricentrica rispetto a tutto il territorio appunto di Ivrea e del Canavese, e l'altra quella di Palazzo Uffici. Ecco, io ad oggi qua non voglio stare a fare diciamo la paladina di una o dell'altra opzione. Certo. Io penso una cosa, che quella scelta debba avere diciamo al centro prima di tutto il benessere di tutti i cittadini di Ivrea e del Canavese, debba essere una scelta che traguarda al futuro, come dicevo prima, cioè non deve essere un ospedale in qualche modo vecchio, no? Fin dalla sua costruzione, e debba essere una scelta in qualche modo che possa anche essere in qualche modo costruttiva proprio per il territorio stesso. Ecco, deve essere una scelta però. E visto che la scelta è della regione ad oggi, perché purtroppo per fortuna, direi più purtroppo come dicevo prima, perché certe scelte forse dovrebbero anche essere più riportate diciamo a livello nazionale, ma ecco, la regione dovrebbe scegliere. Ha tre opzioni, ha fatto fare lei stessa uno studio di qual è in qualche modo delle tre quella che ha più punteggio, ecco, dovrebbe scegliere, non fare come sta facendo adesso, che qua non sceglie. A livello torinese, sulla città della salute, per esempio, sta tornando indietro su scelte già fatte. Ecco, io credo che sulla sanità, che è una priorità del territorio, è una priorità nazionale, sul quale abbiamo visto il Covid, anche il Covid ha dato risposte anche sui modelli. Il modello lombardo, basato sulla sanità privata, ha fallito. Il modello basato invece su sanità pubblica di territorio, in particolare quello emiliano, ma se vogliamo fare un altro esempio anche quello veneto, è stato più vincente. E infatti ad oggi l'altra richiesta a livello nazionale è quella delle case di comunità. Ecco, questa regione anche lì ha fatto delle scelte, dovrebbe velocizzare il lavoro per ottenere quell'obiettivo, perché il PNRR, come ho detto prima, ha una scadenza. E io penso che la sanità, i servizi sanitari, siano una priorità di questo territorio. Per dire ancora, non so se volevi arrivarci tu, però ti anticipo. Sicuramente sì, te l'avrei chiesto. Ok, vabbè. Sul tema dei presidi, dei pronto soccorso. Di cordè. E sono due anni, allora, col Covid, nella prima fase l'avrei capito, nella prima okay. fase. Perché comunque in qualche modo è stata un'emergenza che ha travolto tutti. Certo. Nessuno sapeva come gestirla, anche a livello nazionale ci sono stati ovviamente dei tentativi, delle difficoltà. Ecco, ad oggi non ci sono più scuse. Non ci sarebbero state già l'altro ieri, perché comunque in qualche modo poi si sono capiti quali erano in qualche modo, diciamo, i lavori da fare e le priorità da dare, ecco. Ad oggi, prima si è sentito dire che il problema era il personale, che in parte lo capisco, ma è sempre responsabilità regionale, perché comunque una regione che fa, dopo che lo Stato gli ha dato gli spazi per fare assunzioni, fa delle proposte d'assunzione a 3 mesi, 6 mesi, è evidente che non sta facendo una seria programmazione. Ed è ovvio che certe persone sono andate nelle regioni che gli hanno fatto proposte di contratti a 3 anni, tipo l'Emilia, tipo il Veneto. Però ad oggi la risposta, quando diciamo per smaltire le liste d'attesa, ad oggi i nostri operatori, i nostri medici devono andare ad operare nelle cliniche private, secondo la decisione di Scarpetta ultimamente, pare che la risposta sia stata: no, ma i medici ci sono, ma mancano le sale. Lì sono chiuse, ci sono. Sì, anche perché prima dicevano che mancavano i medici. Appunto, cioè, quindi non si capisce okay. né, cioè non si ha la coerenza delle risposte. Ecco, io quello che temo invece però è quello che dicevo prima. Temo che la destra in questa regione e a livello nazionale abbia un obiettivo, cioè spostare la sanità verso il privato. E io credo che sia per una questione di equità nei confronti dei cittadini, ma anche per una questione di efficacia. Noi abbiamo un servizio sanitario nazionale che, con tutti i limiti che ha, ma è una, cioè come dire, una perla, certo. no? nel buio di altri servizi che noi conosciamo, anzi che stanno in qualche modo, che in qualche modo hanno anche cercato, no? di ridiscutere, come in America per esempio,
in alcune fasi la propria organizzazione. Ecco, io penso che il servizio sanitario debba rimanere nazionale e deve esserci ovviamente una programmazione seria, non queste ecco, prese in giro che anzi rischiano di dare meno servizi ai cittadini e soprattutto non si capisce neanche la coerenza ad oggi delle scelte. Di cosa ha bisogno il territorio, a parte tutti questi argomenti di cui abbiamo già toccato, che il territorio del Canavesano, per crescere, per diventare attrattiva? Perché comunque abbiamo delle eccellenze, abbiamo un patrimonio inestimabile, cioè il canavese c'è, ma di cosa ha bisogno? Come lo si può aiutare? Allora, secondo me, prima di tutto, io sono abbastanza convinta che il canavese in realtà c'è. Cioè, nel senso, il canavese c'è e penso che la prima cosa di cui abbia bisogno è di essere più consapevole, ma tutto. Noi siamo forse un po' sabaudi, no, da questo punto di vista, infatti non è un po' troppo sabaudi forse, cioè che diamo per scontate tante cose positive che abbiamo e le valorizziamo poco. Secondo me dovremmo, posso dire, tirarcela un po' di più, perché siamo, cioè ci siamo, ci sono tante cose, abbiamo tutto in realtà, abbiamo le aziende, sicuramente sì, c'è stata una trasformazione, ma ci sono, c'è un know-how aziendale veramente vario, variegato e importante. Abbiamo l'outdoor, cioè tutta la parte, cioè penso che abbiamo la parte del Gran Paradiso, per esempio, più bella, no? È meno antropizzata che c'è. Abbiamo i castelli, abbiamo la cultura, appunto anche lì imprenditoriale, abbiamo Ivrea come capitale UNESCO da un lato e ad oggi anche capitale del libro, no? Con un lavoro che le associazioni hanno fatto nel tempo. E questo perché appunto nel canavese c'è veramente una varietà e un lavoro delle associazioni talmente forte, culturale, turistico, che secondo me dovrebbe solo essere messo maggiormente a sistema. Ecco, io penso per esempio l'agenzia di sviluppo, Made in Canavese, erano degli esempi di mettere a sistema. Già penso che dovrebbero lavorare di più insieme, per fare un esempio. E tutti questi strumenti di valorizzazione del territorio dovrebbero lavorare maggiormente in sinergia. In più bisognerebbe scegliere in qualche modo, brandizzarsi, cioè decidere qual è il nostro brand e intorno a quello mettere tutto a sistema. Voglio già dare una risposta agli imprenditori che mi dicono: ma quindi tu dici che se devi valorizzare turisticamente non bisogna più valorizzare la manifattura? No, voglio dire che tutto può stare insieme, anzi che se noi lo valorizziamo di più anche dal punto di vista turistico, io penso che l'outdoor in qualche modo sia anche il nostro punto di forza, che forse altri non hanno, no? Ma se dico l'outdoor non vuol dire che non tengo conto dell'erbaluce, no? Ero a Caluso l'altro giorno, no, anzi, perché l'erbaluce, il carema, cioè sono un'eccellenza, no? Ecco, però ci deve essere un qualcosa che traina e tutto il resto che in qualche modo viene messo a sistema insieme. Perché per essere attrattivo da quel punto di vista bisogna ovviamente essere riconoscibile. Poi ovviamente tutto quello che serve è quello di cui dicevo prima, cioè i servizi. Perché se tu questo territorio lo rendi attrattivo per le aziende, per appunto l'outdoor e il turismo, per le eccellenze vitivinicole e tutti vengono qui e però fanno fatica ad arrivarci, diventa, capisci che diventa complicato, quindi ovviamente bisogna lavorare perché questo sia tutto in qualche modo messo a sistema. C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere, qualche altro punto del programma che vuoi toccare in maniera approfondita? Allora, un altro tema di cui noi ci siamo occupati tanto è il tema, l'ho toccato prima diciamo in maniera lieve, che è il tema della parità tra uomo e donna, ecco. Da donna, ecco, un appello che voglio fare, ecco, da donna io credo che sì, è vero, bisogna investire sulle donne e le donne in qualche modo hanno quella concretezza
che serve anche in politica, quella tenacia che serve in politica, ma se restano donne. Mi spiego meglio. No, cioè, non voglio dire contro, però io credo che chi in qualche modo pubblica, ma anche chi ha in qualche modo un linguaggio molto aggressivo, come quello che vediamo molto spesso ultimamente, diciamo, da parte di Giorgia Meloni, già solo lì non fa il bene delle donne in politica, perché secondo me noi in politica dobbiamo rimanere appunto quello che siamo, cioè non fare le aggressive e soprattutto rispettare le altre donne. Ecco, io credo una donna che pubblica un video di uno stupro subito da una donna, per me, io credo che per una donna penso che possa essere una delle cose più sofferenti, le ferite più grandi che si possa subire. Quello peggio ancora, peggio solo penso possa esserci la perdita traumatica di un figlio. Ecco, io penso che non abbiamo bisogno di quello. Abbiamo bisogno di donne che rispettano le altre donne, abbiamo bisogno di donne che pensano appunto che le donne devono essere pari agli uomini. Quindi la legge sulla parità salariale che insieme alla collega Gribaudo abbiamo portato avanti. È una legge sulla quale bisogna ancora di più lavorare perché poi sia una realtà, cioè quelle aziende ad oggi che la praticano devono essere valorizzate. Ecco, noi dobbiamo lavorare perché sia messa in atto. Così come le quote rosa, anche lì dico, se in Italia si valutasse solo con il merito, non ci sarebbero problemi perché sceglie, Certo. cioè quando si valuta il migliore. Anche lì, non voglio dire, però 90 su 100 le donne vincono perché? Perché dobbiamo dimostrare sempre di più, cioè nella vita, in questa cultura machista che purtroppo c'è ancora in questo paese, dobbiamo dimostrare di più. Quindi studiamo di più. L'abbiamo visto nelle forze armate. Cioè prima c'era anche lì, mi pare, adesso non mi viene in mente, non si chiama quota rosa, ha un altro nome, no? Ecco, attualmente in realtà 90 su 100. Quando si fanno poi i concorsi vincono le donne, perché comunque studiamo di più. Quindi, per dire, la quota serve in qualche modo ed è servita ad oggi per colmare questo gap culturale. Ecco, io penso che ecco, una più femminilità, più politiche femminili che possano essere veramente quello che dicevo prima, il conciliare anche il carico familiare. Siano anche quello che serve in questo paese, però bisogna saper scegliere, ecco. E in più, l'ultimo appello che voglio fare è proprio al voto. E difatti, adesso te l'ho chiesto l'appello al voto. No, ma in Perfetto. realtà al fatto di, non tanto per il Partito Democratico, cioè quello Andare a che votare? sì, cioè prima ancora che per il Partito Certo. Democratico, quello che sto registrando andando nei mercati è che tanta gente è sfiduciata. Tanta. Non capiscono perché diciamo, Lega e 5 Stelle hanno fatto cadere questo governo e sinceramente non lo capisco nemmeno io, però ad oggi siamo qui. Io penso che il diritto di voto conquistato da chi è venuto prima di noi, anche perdendo la vita, è un diritto che ognuno di noi deve usare. Il diritto che noi donne abbiamo conquistato, no? Di voto anche successivamente, è un diritto che noi dobbiamo esercitare. E quindi prima di tutto è importante andare a votare, perché non siamo tutti uguali. Chi fa credere che siamo tutti uguali è perché vuole favorire chi in qualche modo se ne approfitta, no? Perché in ogni settore purtroppo ci sono i bravi e i buoni e ci sono quelli un po' meno buoni. Quindi non siamo tutti uguali, bisogna scegliere, ecco. So che è difficile magari perché è difficile anche capire quali sono i programmi, gli obiettivi, però bisogna scegliere, ecco, prima di tutto. Quindi appello al voto e poi l'appello al voto Sì, e poi partito, ovviamente io giustamente. penso, ho cercato diciamo di dire un po' nel complesso qual è l'idea di futuro che ha il Partito Democratico. Se volete un'Italia che sia più giusta, che non lasci nessuno da solo, che non abbandoni nessuno, un'Italia in qualche modo più femminile, sì, più paritaria. Un'Italia che in qualche modo sia più attenta all'ecologia, ma senza
perdere l'obiettivo dell'innovazione e soprattutto un'Italia che metta al centro il lavoro e l'impresa, beh, vi chiedo il 25 di settembre di votare il Partito Democratico. Se questo è il vostro progetto di futuro e se volete in qualche modo anche avere una rappresentanza di questo territorio anche nella mia persona, ecco, vi chiedo, votate Partito Democratico. Grazie, grazie Francesca Bonomo. Continuate a seguire Obiettivo News. Buon proseguimento.